Ragazzi, nonostante sia presto, c'è già gente nell'orto. Fa chiaro, ma siamo nel periodo dove le giornate sono più lunghe dell'anno. Partiamo per il mercatino di Benevagen. Questo è per noi. Non filmarmi. Quanto chiedi dell'insegna, Adriano? Aspettavo lui. Quanto chiedi della roba del pulino? 40? No, 20 cellini non può valere 3. Assurdo. Sono tirato il seggio e niente, sto guardando. Già che ritorno dopo. Perché la maglietta è quello che vuole, bello. Io grazie. Allora, primo caffè, no, secondo, cos'è? Buono, abbiamo perso il tiro. Poca roba, ma carina, diciamo carina, dai. Allora, partiamo da dove partiamo? Un bel lucchetto di quelli con i rulli per fare con la password. Dovrebbe essere Meana, ma boh, al momento non si apre, quindi non siamo tanto sicuri che sia Meana. Questo regalato, un regalo, la patente per guidare il carro armato, casomai qualcuno volesse farsi un giro. Adesso siamo anche dotati di patente. Questa qui presa pochissimo, ma ci dicono che il nastrino potrebbe essere interessante, giusto? Questa associazione nazionale riduci prigionia, 5 maggio del 56, curioso. Tieni duro, eh? Poi abbiamo un battaglione edolo. Ecco, facciamo la sigla della giornata. E poi abbiamo queste qua che l'ho prese io, anche qua poca roba, tutta roba. Eccomi. Scolastica. Male. Qui dietro i vari anni. Ho comprato niente, ho comprato un distintivo, un dopoguerra degli alpini, dell'edolo, un paio di medaglie. In conclusione vi faccio il video a casa, alla luce del sole, così almeno le vediamo bene. Allora, alla fine è venuto tutto via per meno di 5 euro, ho ancora trovato questo che non c'era nello spezzone prima di video. Allora, queste qua sono tutte della stessa persona, quindi mi spiaceva dividerle e alla fine sono venute via tutte per 25 euro, quindi sotto i 5 euro al pezzo. Idem questi, quello un po' più carino 3 euro e quello un po' più malmesso 2 euro. Questo qui è il classico di Italia 90, visto che quando siamo andati al mercatino l'Italia era ancora
in speranza di passare il turno e poi invece non è andata come doveva. E questa è stata una cosa curiosa perché sapete che io raccolgo anche questi oggetti da cappello alpino, che non so mai di che epoca siano, credo sia più o meno dell'epoca bellica, perché ha gli attacchi quelli stile distintivi vecchi. Lo vedo su un banchetto, questo qua mi fa: ah, questo è raro, ce ne sono pochi, 20 euro. Gli ho detto no, io su sti cosi qua sto sempre sotto i 10, quindi anzi addirittura ne avevo preso un lotto, ce n'erano tipo 6 o 7, ne avevo pagati 11. E passo mezz'ora mentre ne stavo andando a casa e alla fine su un altro banco ne trovo un altro uguale e per 5 euro me l'ha dato, quindi direi che ci sta. Queste, vi dicevo, sono tutte dello stesso. Guardate, giusto per curiosità, che belli che sono le incisioni, come tutti i ragazzini sul banco di scuola, collegio San Giuseppe Torino, e ce n'è uno per anno. Seconda B, istituto tecnico inferiore Berti, e 1982-33. Questa qui è del 32 33 34, quindi l'anno dopo faceva terza. Questa qui del 30 31, quindi faceva prima, non aveva vinto l'argento, chissà chi aveva vinto l'oro. Questa qui della camerata era, quindi quarta camerata, quindi probabilmente gli davano anche un premio per la pulizia o per qualcosa che facevano insieme. Guardate che belli che sono. Questo probabilmente sempre suo, mi sembra che sia, vedete, sempre del signor Berti o della signora, chi lo sa, dello stesso anno. E anche questa è dell'anno prima addirittura, e probabilmente qualcuno che ha svuotato casa e è finito nel mercatino e l'ho preso io. E mi piace dare comunque una continuità a questi oggetti, che qualcuno li custodisca. Andrò a provare se sono d'argento queste qua, col metodo solito del bagno nell'acqua. E quindi niente, se anche questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, speriamo di riuscire ad andare a qualche mercatino. Domani dovrebbe esserci un mercatino qua vicino a me, magari faccio un salto veloce. Non ho mai fatto grandi raccolti, ma anche qua non è che sono grandi raccolti come vi dicevo, però va bene, dai, ciao a tutti.